25 aprile 1997, un tranquillo venerdì, festivo in alcuni paesi, anche uno dei giorni più neri dell'intera storia di Internet. Fu il giorno in cui, come dissero alcuni media all'epoca, Internet si ruppe, migliaia di router crasharono, i pochi che resistettero stoicamente senza cadere non riuscirono in ogni caso a far navigare i propri utenti, e tutto ciò durò per ore. Ma come fu possibile? Prima di tutto ci serve una base su come funziona Internet. Noi oggi siamo abituati a pensare a Internet come a una singola entità, ma in verità, già come dice il nome, Internet è una rete di reti, non di singoli computer. La vostra rete domestica, o la vostra postazione al lavoro, all'università, è collegata a un'altra rete, che a sua volta è collegata a Internet. Attenzione, non parliamo di reti locali, il vostro router domestico non è connesso direttamente a Internet, ma è connesso alla rete di un provider, o di un'altra istituzione importante, che può essere un'università, uno stato, una regione, a volte anche alcune città. Questa rete viene chiamata sistema autonomo. Ogni sistema autonomo, è bene puntualizzare, ha una propria politica di routing interna e esterna. Quindi sono reti indipendenti, in tutte le senze. Possono essere usate autonomamente. Un tempo era anche qualcosa di più importante il sistema autonomo. Se una persona lavorava all'università usava molto i servizi interni, se una persona si abbonava a internet per sua volontà usava molto anche lì i servizi del provider, ad esempio l'email, la navigazione interna, eventuali giochi, erano molto diffuse le avventure testuali anni addietro, mentre oggi è una barriera superata, quasi tutte le scorribande sul web avvengono attraverso uno o più sistemi autonomi. Ma come si collegano queste varie reti sino a formare internet? Con un protocollo denominato Border Gateway Protocol. In estrema sintesi, ogni sistema autonomo ha uno o più router che lo collegano con l'esterno. Ognuno di questi router, detto router di confine, ha impostato manualmente un indirizzo di collegamento con altri router vicini e comunicano quali prefissi, in termini più poveri, sottoreti, si possono raggiungere tramite questo sistema autonomo, come, quindi ad esempio, se è una sottorete direttamente presente nel sistema autonomo o se è una sottorete presente altrove che si può raggiungere tramite esso, e anche con quale specificità, ossia tramite di me si può raggiungere un hosting, un host preciso, o si può raggiungere in generale una sottorete. Tale meccanismo è essenzialmente decentrato e permette di prorogare rapidamente le novità. Anche se un sistema autonomo è collegato con un solo altro nodo, sarà molto semplice avvisare tutti. Vediamo subito un esempio banale. Qui abbiamo Wind3, che è il mio provider, che è collegato a sua volta con Telia, che è un'azienda abbastanza famosa, mi sembra svedese. A loro volta sono collegati con Level 3, che è un altro provider molto importante, Vodafone, Sprint, un altro provider, questo esempio è Verizon, Telefonica, NTT, Deutsche Telekom. Ad esempio, se la rete italiana ha una modifica, lo dirà a Telia. Telia poi lo dirà a Vodafone. Ma lo dirà anche a Level 3, che a sua volta avviserà la Deutsche Telekom. Quindi qualsiasi rete collegata alla Deutsche Telekom prima o poi saprà delle modifiche sulla rete italiana. Anche se un sistema autonomo è poco collegato, può in poco tempo far sapere a tutta Internet come si collegherà agli altri. Facciamo un altro esempio realistico. Adesso vediamo il principale provider della Corea del Nord. Questo è, e si collega ad internet tramite China Unicom, che a sua volta si collega tramite un'azienda coposseduta, probabilmente per ragioni di sanzioni, e a TransTelecom, che è un'azienda russa di proprietà delle ferrovie, uno dei principali provider del paese. A sua volta vediamo che TransTelecom si collega a Telia, la già citata Telia, anche a Verizon, anche alla famosa Level 3, anche a Vodafone, sempre alla famosa Zayo, a Hurricane, già citata, AT&T, qua troviamo sempre Telefonica, Orange, Zayo, già citata Vodafone, e qua c'è Telecom Italia Sparkle, che come ricorderete è collegata a Telecom. Quindi cosa succede se domani la rete di Pyongyang vuole annunciare di avere una nuova preziosa sottorete? Questo famoso AS100131279 lo annuncia ai due vicini. I due vicini a loro volta annunceranno, in questo caso è la Tete che annuncerà a Telecom Italia, no scusate, questo è Sprint, vabbè, annuncerà a Sprint, facciamo l'esempio con Sprint,
all'uscita della sprint, e io posso raggiungere la S131279 tramite la mia rete con un solo passaggio. Quindi se la S1239 vuole comunicare con la Corea del Nord, adesso sa come farlo, ma potrebbe conoscere anche altre reti, altri modi, ad esempio se fosse collegato a uno di questi sotto hosting. Come vedete, se è collegato a uno di qualsiasi di questi avrà anche altre vie, e in base poi alle sue politiche di routing può decidere come inviarlo. Terrà conto del peso, delle capacità di ogni rete, del costo di inviare per ogni rete, delle prestazioni, eventualmente anche di ragioni politiche. Ci possono essere stati che non vogliono far passare il proprio materiale per altri stati. Giusto per fare un esempio molto stupido, adesso purtroppo non ce l'ho sotto mano, però non so se avete presente la ILTI, l'azienda del Liechtenstein che si occupa di produrre trapani e altra strumentazione. Anche loro, che sono un sistema autonomo molto piccolo di un'azienda, non è un provider, è semplicemente un'azienda che ha capacità tali da aver bisogno di un proprio numero di sistema autonomo, è raggiungibile perché loro sono collegati tramite, mi sembra, la Telecom austriaca, e la Telecom austriaca gli offre il collegamento a Deutsche Telekom, che come abbiamo visto prima è collegata alla Corea del Nord. Quindi con questo meccanismo, una volta che anche viene avvisato un solo sistema autonomo, tutti gli altri dopo un po', a meno di specifiche necessità e decisioni loro, accederanno a questo sistema autonomo. Ma cosa successe quindi quel 25 aprile 1997? Quel bel giorno il router di confine della S7007, che appunto lo collegava ad un altro AS, ebbe un problema, non si sa quale, e inviò ai propri vicini l'intera sua tabella di routing, ossia tutte quelle informazioni del tipo come raggiungere i varie reti che compongono internet, e l'ha fatto in un modo tale da dire che tutta internet si poteva raggiungere comodamente passando per la S7007, e con una buona specificità, ossia, per chi conoscesse il CIDR, /24, che è circa una comune LAN ampia domestica. Quando gli amministratori di rete si resero conto del grave pasticcio, staccarono fisicamente il router, ma proprio a causa della struttura decentrata di BGP, il vicino S1790 continuò ad annunciare l'S7007 come via per tutta internet. Alcuni router, vedendosi la tabella dei routing crescere massivamente, anche più di un ordine di grandezza, dato che tutti i vicini gli stavano annunciando che potevano raggiungere tutta internet tramite la S7007, diedero forfè e crasharono. Si riavviarono immediatamente, ma ricevettero le medesime tabelle e ricrasharono. Altri invece furono capaci di reggere, ma credevano ugualmente che gli annunci dei vicini fossero veritieri, e quindi instradarono tutti i pacchetti verso il router della S7007, che era stato staccato. Ciò ha creato quello che viene chiamato un buco nero, essenzialmente una parte di rete dove inviare i pacchetti non porta ad alcuna risposta e non c'è la certezza che siano stati consegnati o persi. Sono lì. E tutto ciò durò per ore. È brutto a dirsi, ma la sicurezza di BGP, come quella di molti protocolli che sono nati nei primi anni di internet, quando la sicurezza non era una priorità, si basa su un sistema d'onore. Lo eseguono solo grandi enti che avrebbero molto da perdere a manipolarlo intenzionalmente. E gli errori, quando capitano, sono veramente una rarità. Non ha senso quindi l'uso di protocolli che lo rendano più sicuro, considerando tutto il cambio che ci sarebbe da fare. È un santo che non vale la candela, in poche parole. Un qualsiasi attore malevolo avrebbe veramente tanto da perdere. Se fosse un attore statale, provare a buttare giù internet sarebbe un atto estremamente belligerante, mentre un attore non statale verrebbe immediatamente privato dei propri diritti di sistema autonomo se lo facesse. Si sono visti alcuni esempi di vulnerabilità abbastanza noti. Per esempio, nel 2008 Pakistan Telecom venne obbligata dalle autorità a bloccare YouTube e decise di farlo in modo un po' particolare, ossia tramite BGP. Si mise ad annunciare gli IP di YouTube, credendo di farlo solo all'interno del Pakistan. Peccato che non fu così. Il provider hongkongese a cui si appoggiava la Pakistan Telecom si convinse che
tutti i server di YouTube fossero Islamabad e lo annunciò a sua volta a tutti i vicini, così che in poche ore tutto il mondo fu convinto che YouTube fosse in Pakistan. La cosa venne risolta quando le varie reti che si collegano a internet costituendola si resero conto del problema e iniziarono a rifiutare gli annunci del Pakistan. Nel 2013 invece ci fu un esempio malevolo. I ROS dei carabinieri persero il controllo di un server che usavano per comandare un RAT, un tool di accesso remoto. Comprensibilmente arrabbiati, i militari andarono da Hacking Team, il produttore di questo software di accesso remoto, chiedendo aiuto a recuperarne l'accesso. In principio tentarono di andare dall'hosting originale chiedendo di poter riaccedere al loro server, ma non gli venne permesso. Così decisero di chiamare la S31034, alias Aruba, che accettò di annunciare lei tale prefisso, ossia di potersi connettere a questa sottorete, così da permettere ai ROS di avere un server temporaneo con cui cambiare l'IP del server di comando verso un qualcosa di più permanente. Tuttavia, non tutti gli altri sistemi autonomi accettarono immediatamente questo annuncio. Perché? Perché esistono politiche di sicurezza proprio per evitare questi dirottamenti, che richiedono conferme o impediscono dichiarazioni sospette, ossia di un provider verso domini che non possiede. Tali policy però sono facoltative e vanno implementate direttamente dagli amministratori di sistema di ogni ente, non sono integrate nel protocollo, che resta quindi formalmente insicuro. Attacchi come quello descritto vengono denominati BGP hijacking, ossia dirottamenti BGP. Sono, non dico comuni, ma sono accaduti spesso, per varie ragioni, sia volontariamente sia involontariamente, spesso per tentativi di censura, alle volte per puro errore. Ma potrebbero accadere attacchi ben peggiori, in effetti per la struttura del BGP, ossia decentrata e costituita con una, essenzialmente per dire, una rete di reti, che è la struttura di internet alla fine, se si riuscisse a in qualche modo a inficiare sulla struttura generale di questa rete, ossia il collante che la tiene insieme, internet non esisterebbe più, almeno finché resta in piedi questo attacco. Ognuno potrebbe connettersi solo al proprio sistema autonomo ed eventualmente a pochi altri sistemi autonomi a cui è direttamente collegata. Tra l'altro, se vi interessa un po' il mondo della sicurezza, vi consiglio di andare sul mio sito, che è in descrizione, e dare un'occhiata al mio libro La banalità dell'hacking, che è una raccolta di storielle a tema sicurezza informatica scritte in modo corretto ma molto leggibile anche per l'utente comune. Ok, finito lo spazio pubblicitario. Attaccare BGP? Secondo molti è possibile. È stato ideato un attacco che si chiama ZMW, dal nome degli scopritori, che non ho sotto mano e non potrò dirvi, potete cercarlo su Wikipedia comunque. L'idea alla base di tale attacco è: se noi attaccassimo alcuni router di confine specifici in alcune zone specifiche e li facessimo cadere, quindi con un DDoS ad esempio, gli altri router dovrebbero aggiornarsi scambiandosi questi pacchetti. Ma se noi attaccassimo i router giusti al momento giusto, tutta la connessione diventerebbe troppo grande, tutti i dati prodotti supererebbero la capacità di rete e la capacità dei router di gestire questi dati, come è successo appunto il 25 aprile 1997. E tale attacco, nei fatti, per un po' di tempo, qualche ora, ma probabilmente al giorno d'oggi anche qualche giorno, lascerebbe internet sconnessa. E ciò ovviamente porterebbe a un problema, perché non stiamo parlando di un attacco che renderebbe internet difficile da usare, come potrebbe essere un attacco ai root DNS, per chi sa cosa sono i server che dicono dove si possono trovare i vari DNS per i vari nomi a dominio principali come NET, IT e così via. Quell'attacco renderebbe difficile usare internet, chiaramente, perché non avere più la possibilità di tradurre google.it in 142.250.180.131 sarebbe quantomeno noioso. Però internet funzionerebbe, tutti i programmi che hanno una cache DNS abbastanza lunga funzionerebbero, si potrebbero attivare soluzioni temporanee basate ad esempio sul file host o su DNS interni per alcuni nomi. Insomma, non sarebbe la fine di internet, sarebbe una brutta giornata per tante persone, ma internet funzionerebbe. Se si attaccasse invece il BGP, non si potrebbe navigare senza, praticamente senza alcun mezzo sarebbe possibile navigare, non sarebbe più connessa la rete. Tuttavia, nonostante sia potenzialmente facile, c'è chi parla della possibilità di realizzare un attacco del genere con 250.000
computer zombie in una botnet, si ritiene che nessuno voglia farlo veramente, per il semplice fatto che i criminali informatici hanno tutto il beneficio ad avere internet che funziona, dato che è la loro principale fonte di redditi. Se internet non funziona, loro non guadagnano dal phishing, non guadagnano dallo spam, non guadagnano dal vendere e installare malware. Non conviene. Mentre invece attori statali e parastatali, quali potrebbero essere terroristi o cose del genere, difficilmente vorrebbero attrarsi tutta l'attenzione di una cosa così difficile come essenzialmente attaccare internet, anche perché avrebbero bisogno di mezzi importanti ed è difficile che il cybercrimine internazionale che guadagna milioni al giorno usando internet ti dia gli strumenti per distruggerlo. Detto questo, spero di avervi fatto capire un po' le basi di come si connette internet, i possibili attacchi a tale infrastruttura, perché è difficile che avvengano più che su un piano informatico, su un piano sociale. Spero un giorno di potervi parlare meglio del BGP perché è una cosa molto interessante che per la sua scarsa utilità è difficile che un sistemista in un'azienda abbia a che farci, a meno che lavori in un grande hosting provider. Viene anche non analizzata nelle scuole, purtroppo. E niente, ci vedremo al prossimo video.